Davide Vassecchi, tu che sei stato in Lotus hai conosciuto molto da vicino Kimi Raikkonen, cosa sta succedendo a Kimi? Porca Iva, bella domanda, perché non so, un po' di difficoltà in questo periodo. L'errore in Canada, veniva da gare bellissime, ricordiamoci, in Bahrain quasi vince, e perciò sembrava veramente rinato, era tanto tempo che non faceva più podio, è ritornato al podio, sembrava in un periodo forte, poi ha avuto l'errore del Canada che gli ha costato il podio, che è stato abbastanza grave, perché ricordiamocelo, girarsi e riuscire a un tornantino non è una cosa bellissima, e l'errore qui in Austria, male in qualifica. L'errore in gara all'uscita di curva 2 è tutto un errore da solo in trazione, non bellissimo, non lo so, deve solo ritrovare un po' di concentrazione e ritrovare un buon risultato. Sai come a volte le gare fai un errore, perdi un po' di fiducia e non riesci più a performare come vorresti. Secondo me dalla prossima gara con un buon risultato risolve questo tipo di problema, perché ricordiamo, è pur sempre un campione del mondo, la Ferrari ha una coppia di piloti, entrambi campioni del mondo, che secondo me è una delle migliori del campionato. L'unico team che può far paragone con loro è la McLaren, con Button e Hamilton. Sbagliato, Button e Alonso. Ma anche la Mercedes secondo me non ha una coppia di piloti così. Hamilton campionissimo, Rosberg invece è un gran bel pilota che con intelligenza e anche un po' di fortuna a volte sta, è ancora in lotta per il mondiale. Però Vettel Raikkonen è migliore secondo me. Quindi a Kimi consiglieresti di continuare a credere in se stesso e assolutamente di non lasciare la Ferrari? Lui ha detto che dopo la sua esperienza, seconda esperienza a Maranello, lascerà la Formula 1 definitivamente. Tu ci credi? Nel caso in cui lasciasse la Ferrari, sì, quasi certo che lascia anche la Formula 1. Però secondo me ha ancora tante gare per guadagnarsi il rinnovo, e quello che si aspettano anche i capi della Ferrari, che lui ritorni a dimostrare in pista il suo valore. Inizio dell'anno l'aveva fatto molto bene, ok? Non al pari di Sebastian Vettel, ma appena un gradino sotto, secondo me ritornerà a fare ancora benissimo. E nel caso in cui lasciasse da Ferrari, sarà un problema, perché trovare un sostituto all'altezza non è semplice, perché Vettel è un campionissimo e Raikkonen in passato ha dimostrato di essere incredibile, perciò gli darei fiducia che secondo me prima o poi ci vince anche una gara. Invece parlando di Alonso, che invece in McLaren sta vivendo anche lui un periodo tutt'altro che semplice, al di là dell'incidente di Barcellona, ne ha avuto un altro adesso in Austria, cosa starà pensando? Tu che sei un pilota, cosa pensa un driver quando cambia scuderia e si trova in una realtà probabilmente inferiore rispetto a quello che si aspettava e vedendo la vecchia squadra che invece vola? Fai domande interessanti te, eh? Sì, penso... No, penso, lo so anche per certo, perché viviamo il paddock, sta un po' soffrendo la situazione, giustamente, un campionissimo, abituato sempre a lottare per podi e vittorie, l'ultimo anno con la Ferrari purtroppo solo podi, però dico, un campione abituato sempre a stare nei primi 5, ora si ritrova sempre negli ultimi 5 e lui questa cosa la sta soffrendo, però fuori dalla pista è sempre un campionissimo, lo vedi nelle dichiarazioni, mai contro il team, sempre positivo, secondo me veramente sta... sperando e probabilmente pregando di avere una macchina che lo riporti a lottare per l'anno prossimo nelle prime posizioni, perché questa McLaren Honda in questo momento e anche per le prossime gare sono quasi certo che non gli darà mai la possibilità di lottare nelle posizioni a punti. Ricordiamo, nei primi punti del campionato poi gli ha fatti batterne, è una cosa che per Alonso non è semplicissima accettare, perché il pilota fortunato nella pista che andava bene a loro, stretta, con poche curve veloci, poco di motore, il pilota fortunato lì è stato Button, perciò Fernando secondo me tenterà di spingere al massimo per riuscire a guadagnare qualche punto, ma nelle prossime gare, a meno di imprevisti tipo meteorologici o gare pazze, farà veramente difficile, perché la sua McLaren è troppo troppo lenta. Un'ultima domanda, Davide, negli ultimi due Gran Premi del 2013 ci avevamo sperato con mal di schiena di Kimi, quando tornerà un pilota italiano in griglia? Potevi essere tu. Sì, ero il pilota giusto al momento giusto, ma non sono stato tanto fortunato. E prossimo pilota italiano, sì, che non è semplicissimo. Dico Ghiotto o Fuoco. Sono due bravi piloti che corrono nella GP3. L'ultimo weekend hanno lottato per vincere. Io spero che dimostreranno di essere in grado di vincere il campionato e magari farsi prendere in Formula 1. Ma consiglio agli italiani che sono appassionati di automobilismo di fare la Ferrari in questo momento, perché piloti italiani all'orizzonte pronti per lottare in Formula 1 non ce n'è ancora, purtroppo. E Davide Vassecchi?
Davide Valsacchi se è fortunato viene in IndyCar, se è sfortunato continua a fare quello che fa, tentando di sorridere. Ringraziamo. Grazie a voi, è un piacere.